Dopo una giornata faticosa di duro lavoro, non c'è niente di meglio di prendere due amici, sedesse da una parte e farsi un bicchiere di vino, una birra, un tagliere. Sto ad Acqua Pendente, comune ricchissimo dell'Alto Lazio, qua c'hanno tutti il fruscio, regà, qua stanno impacchiati. È aperto un posto nuovo, molto carino, bottiglieria, vendita di vini, dove fanno dei taglieri veramente veramente buoni e c'hanno dei vini veramente veramente ottimi. Lo andiamo a trovare, se beviamo pure un bicchiere, che ne so. Get ready, motherfuckers! Questa è la piazza di Acqua Pendente del comune, questo è il palazzo comunale col portico sotto, molto bello, e proprio dalla piazza si prende la stradina limitrofa che è via Guglielmo Marconi. Oh, c'avevamo pure a Roma viale Marconi, c'è un viale Marconi in tutti i posti, e proprio qui nella stradina ci sta il locale che andremo a visitare, che si chiama Vino Crudo. Eccolo qua, Vino Crudo. Allora, ecco qua, io entro a gamba tesa, ma perché? Perché li conosco i proprietari, eccoli qui. Ne conoscete, eh? Quindi qua avete praticamente questa bottiglieria aperta da poco, dove vendete bottiglie e fate anche somministrazione, però un pochino di somministrazione. Sì, bravo, l'idea è quella di dare la bottiglia, poi te la apri tu al tavolo, però, però c'ho anche dei vini sfusi di qualità, dove tu puoi prendere o al bicchiere o le misure bollate, dalla lira, il quartino, insomma, la foglietta. Ma dai, veramente, la foglietta, mezza foglietta? No, certo. Come una volta, all'osteria. Io mi ricordo a Roma c'era un quartino e una palletta, perché c'era la 7-Up, che era gazzosa, che c'era la palletta, la dovevi schiacciare per fare. Qui avete tutti i vini del territorio praticamente... Zona lago, diciamo, dell'Umbria, dai. Zona lago di Bolsena. Umbria. Quindi tutti i produttori locali di vini naturali. Naturali. Vedo la Villana, Podere Orto. Bravo. Però non vedo, secondo me, a mio parere personale, il migliore. Cantina Ortaccio. Ah, Ortaccio, certo. Ma li prendete i vini di Cantina Ortaccio? Ce ne dovrebbe portare, stiamo aspettando quello. Però so che è impegnato nella vendemmia, quindi magari anche quello. Vabbè, voi avete aperto da pochissimo, qualche sabato, giorno. Sabato questo. Cioè, proprio freschi. Però, cioè, avete pure dei prodotti locali, vedete, cioè, avete l'olio della selva. Bravo. Che è quello della... Adio, da su, la cooperativa... Della cooperativa di Adio, di Villalba. Bravissimo. Farine, grani antichi che adesso stanno, come dire, tornando, sì. C'hai i grani antichi? Certo. Senatore Cappelli, qui. Inverna, Senatore Cappelli e le paste, via. C'avete anche una selezione di marmellate. Se io mi voglio aprire una bottiglia di vino, che mi compro una bottiglia di vino e mi appoggio fuori, vi posso chiedere anche un tagliere di salumi e formaggi, perché vedo qui che avete messo una vetrinetta con... diciamo poche cose ma scelte bene, cioè nel senso super selezionate. Hai colto il punto. Tra salumi e formaggi. Sì, sono tutte piccole aziende locali, ad esempio questo degli affettati ha una sessantina di animali, di maiali, che tiene allo stato semibrado, quindi stanno nel bosco, la sera rientrano da soli e lui gli dà un po' dei suoi mangimi. Ma che spettacolo! Io adesso mi prendo una bottiglia e ti chiedo pure un bel tagliere, ma pure per due persone, che sto con un paio di amici, purtroppo me li devo portare appresso, che ce lo fa. Un bel tagliere di salumi e formaggi. È la notorietà, è venuto per quello. Capito? Mica per altro, perché poi pago io. Anzi, mi raccomando, non prendere soldi da nessuno, eh. Manco da me, capirà? C'è una lira. Allora, qua è capitata proprio una nostra amica, che ti chiami? Lucia. Che sei di Acqua Pendente? Sì. A Acqua Pendente fanno una manifestazione fighissima che si chiama... I Pugnaloni. I Pugnaloni. Allora, raccontaci un po' di questi Pugnaloni. I Pugnaloni sono una festa che viene fatta in onore della Madonna del Fiore. Cade la terza domenica di maggio. È una tradizione molto antica. E infatti viene dal Medioevo, dai tempi della dominazione di Federico Barbarossa, che era un tiranno,
e che dominava Acquapendente in maniera molto severa, a tal punto appunto sfruttava i contadini, sfruttava la terra. Un giorno i contadini, stanchi diciamo di questa tirannia, decisero di pregare la Madonna affinché li liberasse da questo tiranno. Il giorno dopo il ciliegio fiorì e la presero diciamo come un segno che la Madonna li aveva ascoltati, e si ribellarono al Federico Barbarossa con dei pungoli, che sono degli arnesi per lavorare la terra, da cui viene appunto anche il nome pugnaloni, e cominciarono diciamo a fare dei quadri con fiori e foglie che ritraevano il miracolo in onore della Madonna del Fiore che li aveva liberati dalla tirannia. Quindi ogni terza domenica di maggio da quel tempo, diciamo poi si è rotta la tradizione durante la guerra, vengono realizzati da 15 gruppi diversi dei mosaici di fiori e foglie in cui viene appunto disegnato un ritratto del miracolo in qualsiasi forma. Può essere, diciamo, nei tempi moderni si è trasformato più in problemi di attualità, quindi si ritraggono le morti sul lavoro, ad esempio, si ritrae la violenza sulle donne, tutti i problemi diciamo che affliggono la società odierna. E alla fine della domenica c'è un concorso a premiazione con 6 posti disponibili. Ecco, una bellissima tradizione, i pugnaloni vengono realizzati più o meno in un mese. È un grossissimo lavoro perché c'è chi lo disegna, chi lo dipinge e poi va ricoperto minuziosamente con fiori e foglie tagliuzzati in tal modo che appunto formino il giusto disegno. Quindi oltre però ad essere quel tuo ragazzo, ci hai spiegato tutta la storia, la tradizione. Tu fai i pugnaloni comunque? Sì, io realizzo i pugnaloni. Tu realizzi, ecco perché il nome del pugnalone è? Blu Cobalto, il mio. Perché ci sono appunto varie scuole, rioni, quartieri. Sì, non sono nemmeno quartieri, diciamo sono gruppi. Ognuno può aggregarsi a qualsiasi gruppo in qualsiasi momento, cioè non c'è una regola. Se io da un anno a un altro voglio passare un altro pugnalone, posso farlo. Io me la sono fatta. E oltre alla tradizione, oltre ai quadri, all'arte, allo stare insieme e tutto quanto, è anche una festa della Madonna, perché è una scusa clamorosa per ubriacarsi come... Sì, infatti se vedete il, diciamo, il sabato sera ci sarà una situazione molto... Ma io direi dal giovedì. Della Madonna sarebbe del fiore comunque. Del fiore. Della Madonna, esatto, del fiore. Se venite il sabato sera potrete rifocillarvi in qualsiasi gruppo con vino e altre bevande alcoliche. Per esempio il mio gruppo prepara sempre la sangria. Perché veramente ecco, sono gruppi che stanno con un locale in strada aperto e con vino, sangria, musica. Si balla, no, si mangia. Si beve, basta. Si beve, poi certo, lei ognuno cucina la propria cena. Tutta gente in strada, festa, ogni posto di ogni gruppo c'è una festa in atto, incredibile. Esatto. Incredibile, quindi a sto punto venite, partecipate. E quando? La terza domenica di maggio. A sto punto è del fiore. No, lei è del Blu Cobalto. Al Blu Cobalto. No, raga, buoni tutti, fermi tutti, è arrivato a tagliare proprio un attimo di pausa. Perché allora, qua partiamo dai formaggi questi che ci hai messo. Allora, questo è un tomino col peperoncino e l'alloro. È Fratelli Pira, siamo a Ischia di Castro, il Radichino si chiama l'azienda. Pecorino semistagionato, prosciutto di maiale, classico, quei maiali che ti dicevo prima, lo stato semibrado. Poi abbiamo 3 tipi di salame. Beh, questo è fegato. Sì, questo c'è, un po' di fegatini, bravo. Una schiacciatina al pepe e la susianella. La susianella che cos'è? La susianella è il tipico salume della Tuscia. Capocollo casareccio. Vedi con bel grasso bianco però. Coppa di testa, le varie parti della testa in gelatina. E quello è un pecorino parmigianato. Quello invece è una spalla cotta di maiale. Questa qui, Nella giù in fondo. Io, raga, comincio dalla coppa. La coppa. La coppa è tutta. Ragazzi. Aspetta. Guarda. Vanno? Arrivo. Ragazzi, sono veramente buoni. Buonissimi. Buonissimi.
qui noi siamo la piccolissima azienda in crescita. Se non io c'ho un problema, non me ne ricordo mai. Questo video fa 2000 like, dai, fa 2000 like a maggio. Facciamo proprio il video sui pugnaloni. Buone. Franchi, come ti trovi? Buone. Federico, quello che ho mangiato è veramente tutto eccezionale, cioè proprio buone. Qualità superiore. No, il capocollo, guarda che infiltrazioni. No, sto capocollo è buono. Non so fare cose, cioè devo fare la guarda che infiltrazione del grasso che c'ha. Capocollo buonissimo. Tanto lavoro. Senti, Fede, sì, guarda. Sì, lavoro, mi sta a fare il ragazzo voleva in bianco, fermo. Ragazzi, mi sa metà. Cioè, avete deciso qua di fare i panini con la spalla cotta, i perciofini. Yes. Beh, scusami però, a questo punto gradirei, se possibile, un panino con i carciofini alla spalla cotta. No, ma lo devo fare per forza. Lo faccio. Per forza. Pane sciapo tipico da Tuscia. Bravo. Perché qua nel Viterbese, per non pagare la tassa terzale, perché una volta c'era la tassa terzale, perché il pane sciapo non è tanto una tradizione, è una tradizione dei purciari, cioè c'era dei sordi, capito? Perché poi l'hanno. Roma è proprio. Tassavano, Roma è stato pontificio. Stato pontificio, tassava i paesi pesantemente, quindi c'era la tassa del sale, per non pagare sale, perché io mi rifiuto di pagare la tassa del sale se faceva il pane sciapo. Il pane, voglio dire, è un alimento povero. Devo tassare, se mi tassi uno degli ingredienti. Cioè, ancora in tante tabaccherie c'è scritta sale e tabacchi. Pagare la tabaccheria, pagare il sale e pagare pure. E pagavi in botto le sorti. A voi, certo come fu. Però è non pagando le tasse che voi a quei anni avete fatto i soldi, cioè è non pagando le tasse allo stato pontificio. E dentro, bam, il mondo, i carciofini e la spalla. Guardate che bellezza. Franchino, c'hai una fame? No, davvero? Grande? Dai! Che ma guarda stasera che sta scoppiando! Vuole delirio a Cavendè? Dai! Che vita povera che c'è! Che mi segue? Sa che fa? Conosco un brevissimo analista. Se vuoi. Mi fa venire fame. Ti faccio venire fame! Dai, grande, grazie! Andiamo! Andiamo! E fatto il posto morso, che dai! Hai perso stacco di lavorato, hai preso un criminale. La vita, quanto è strano. Bellissimo. Lo sai, ti metteranno nel video, sì. Mi sa che ti tocca, Vabbè, io a questo punto chiudo il video. Il posto da visitare dove bervi un'ottima bottiglia e un fantasmagorico tagliere. Ve l'ho detto, vino crudo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!